Sicuramente sappiamo che incontriamo una squadra molto difensivista, e abbiamo già visto qualche immagine, quindi sarà una squadra che ci aspetterà, si difenderà poi per cercare qualche ripartenza per farci male. Io penso che sicuramente dobbiamo fare una partita migliore, come dicevo prima, a livello di gioco, perché soprattutto contro una squadra che si schiaccerà in questo modo qua, sarà molto importante secondo me la fase di palleggio, perché per cercare di trovare qualche spazio, quindi avere la palla anche qualche tempo in più. E sicuramente non sbaglieremo l'atteggiamento, quello non ci voglio neanche pensare. Però sì, mi aspetto un miglioramento nella fase di possesso e proprio come impatto la partita, cioè avere noi il pallino del gioco in mano, cioè far capire da subito che siamo andati là per vincere. Così l'attaccante della Pistoiese Gianmario Piccitella ha parlato della prossima sfida, quella di domenica, sul campo della capolista San Maurese. Gli arancioni vorranno continuare sulla striscia positiva dei risultati, reduci dal pareggio con il Carpi, mentre i giallorossi non hanno mai perso fino ad oggi, sono in testa alla classifica con 10 punti, 3 in più dei toscani, e nell'ultimo turno hanno pareggiato ad Imola. Un ottimo inizio di stagione per la squadra di Mister Taccola che, non avendo ambizioni, promozione, sta andando oltre le aspettative. La Pistoiese andrà a San Mauro Pascoli convinta delle proprie potenzialità e anche di dover provare a vincere questo match. Ci sono delle cose da migliorare sotto il punto di vista della fase di possesso. E secondo me abbiamo le caratteristiche per farlo e i giocatori per farlo. E a volte, secondo me, poi dopo serve anche un pizzico in più di personalità e di intraprendenza. E quindi sicuramente la fase di possesso e lo sviluppo è un punto da migliorare. È una squadra completamente nuova, ancora non conosciamo le caratteristiche l'uno dell'altro, che quello sicuramente è una cosa che fa poi con il passare delle partite e che viene appunto man mano che uno si conosce, che gioca insieme.